io sono Miss Biancoala e questo è il mio canale dell'illuminazione, dove ti insegno a applicare la legge di attrazione e non solo quella in maniera corretta ed efficace nella tua vita. Sono anche su Instagram e su Facebook, che sono due canali coadiuvanti a supporto di questo qui di YouTube. E trovi il link di riferimento cliccando qui sotto nel box informazioni. Specialmente su Instagram ogni giorno posto le storie di successo del mio team Koala. Inoltre frasi mantra, meditazioni, riflessioni, un sacco di materiale aggiuntivo. Trovi il link di riferimento cliccando qui sotto nel box informazioni. Troverai i link del mio blog, dei canali social e anche del mio servizio di consulenza. Il mio servizio di consulenza, un servizio mirato e dedicato per individuare e rimuovere tutto ciò che si frappone fra te e quello che intendi manifestare. Cosa, persona, evento, circostanze. In questo momento è un prezzo speciale per un breve periodo. Trovi il link di riferimento dei miei social, del mio blog e dei servizi di consulenza cliccando qui sotto nel box informazione. E ora passiamo al video della settimana. Pace, amore ed energia. Here we are con un nuovo video. E oggi andiamo avanti con la settima lezione dedicata a quella che io ho chiamato il viaggio dell'anima. Qui sotto nel box informazioni troverai la playlist che racchiude le altre sei passate. Queste video lezioni sono importanti, come poi è importante tutto quello che spiego nel canale, però diciamo che andiamo a approfondire dei temi legati appunto a non solo il nostro spirito, quindi l'anima, l'universo, ma anche diciamo la relazione fra noi e l'universo, fra noi e le leggi universali, la legge di attrazione, la realtà e così via. E la carta che è uscita oggi è la carta che riguarda tutti voi. Tutti voi che avete intrapreso un cammino di risveglio, tutti voi che avete intrapreso un cammino di disciplinamento mentale. L'indecisione. Guardate che bella carta, eh? Indecisione. Con questo sole tribale, sembra anche tipo una rosa dei venti, tipo una bussola, guardate. Quasi un sole sovrapposto a una stella, bello, eh? Bello, 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 bello. Billo, bello, ballo. Ora, sempre qui sotto il box informazioni, vado a linkare un video importante che dovrete guardarvi, che è quello dell'effetto pendulum, dell'effetto pendolo, che è anche trattato nel transurfing, quindi non lo andrò a ripescare, nel senso a ritrattare, perché c'è un video dove praticamente potete informarvi su che cos'è l'effetto pendolo, in cui incappate tutti quanti incappano nell'effetto pendolo, ok? Ora, cosa vuol dire indecisione? Quando voi vi risvegliate e cominciate a disciplinare voi stessi, a fare un lavoro su voi stessi di disciplinamento mentale, è normale che accade appunto questo effetto pendolo, questo effetto di instabilità, dove praticamente siamo portati un momento a credere all'ego, un momento a credere all'universo, un momento ego, un momento... Facciamo proprio l'effetto bandierola. Vado di qua, vado di là, vado di qua, vado di là, vado di qua, vado di là. E questo voglio anche rassicurarvi che è normalissimo, normalissimo, che quando cominciate a lavorare su voi stessi, vi risvegliate, cioè non è che di botto, bam, Dalai Lama, super disciplinato. No, raga, ci sarà un lungo tempo, che può durare mesi, anni, dipende da voi, logicamente ogni persona a sé, è un universo a sé, di instabilità, in cui ricadremo fra le braccia dell'ego, poi, oh mio Dio, ritorneremo nel coso, tra le braccia dello spirito, quindi l'universo, ego, spirito, così. Quindi è normale. Quando vi svegliate, seriamente, raga, non potete aspettare che di botto andate a dormire zombie e vi risvegliate come Gesù Cristo e cammino sull'acqua. Ci vuole tempo. Ora, quando io dico tempo, non ve lo posso quantificare, non ve lo può quantificare nessuno, perché ogni persona è a sé. Io ho clienti che hanno manifestato subito, perché erano a un punto di sviluppo spirituale più avanzato magari di altri che invece stanno ancora cercando di manifestare, ma è normale. Io stessa, perché qui non nascondo niente, vi ho detto che non vengo da un passato felice, e soprattutto il mio disciplinamento mentale non è stato che sono andata a dormire che zombie, mi sono svegliata illuminata, no, ci ho sbattuto parecchio 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 il cranio. Sono 20 anni della mia vita, io ne ho 41, fate per calcolo, che mi disciplino quotidianamente,
vent'anni, no, 20 giorni, 20 settimane, 20 mesi, 20 anni. E non sono state passeggiate, io ci ho messo anni, anni appunto a raggiungere quello che vedete adesso. Quindi, non, perché alcuni di voi vengono qui sotto, tornano a me e dicono, vabbè, però una settimana, un mese. Che cosa pretendete? Soprattutto, siate onesti con voi stessi e dite, ma io, cioè, vivo nella totale, totale, non solo fede e credo cieco, no, no, nella totale simbiosi con l'universo. Cioè, fate queste due domande. Ma io sto a credere la mattina e sera sempre nel positivo, nella vibrazione positiva, sto sempre nel credo cieco, cioè neanche a farmi una domanda, a guardare 3D a realtà, cioè perché sto sicura. E poi, comunque sia, io sono in totale comunione, ecco la parola, grazie, in totale comunione con l'universo. In totale comunione con l'universo? No. Vi rispondo io per voi. No. No. Assolutamente no. Regà. Cioè, è normale. Quindi è normale passare dei periodi, che torno a ripetere, mesi, anni, altalenanti, instabili di indecisione. Ora, questa indecisione produce un'energia. Ecco perché dovete lavorare sulla disciplina mentale. Perché cosa succede? Immaginate, facciamo così, ok? Immaginate che state cuocendo qualcosa. State cucinando qualcosa, una bistecca, ok? Ma vi continuano a distrarre, vi stanno distraendo, che no, vi chiamano al telefono, state messaggiando, così via. Ora, se voi non state focalizzati sulla bistecchina che sta sul fornellino, ok? Quella brucerà perché voi siete presi distratti da altro. Il vostro ego fa quello, vi distrae, cerca di riportarvi fra le sue grinfiette. Ok, quindi vi distrae dall'universo, vi distrae dai vostri obiettivi, vi distrae dall'energia positiva, vi distrae, semplicemente vi distrae. Cioè, le mette in campo tutte per portarvi verso di esso e non verso l'universo. Quindi vi distrae, fa quello. Semplice. Ora, questa distrazione cosa crea? Crea appunto dei ritardi, se non fallimenti in quello che desiderate manifestare. Quindi appunto mi si brucia a bistecca. Ora brucia una volta, due, tre, vedrete che nel corso del tempo, ripeto, tempo, quando dico tempo, dico che possono essere mesi, possono essere anni, ogni persona è a sé, è un universo a sé con un suo passato, con una sua crescita spirituale, con un suo set di credo madre, cioè non potete paragonarvi ad altri. Tempo fa mi ha scritto una persona e mi ha detto: io non capisco, io e una mia amica abbiamo iniziato il percorso insieme, lei sta già a manifestare, ta, 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 io no. Ah, smollo tutto. La legge di attrazione per lei funziona, per me no. No, è che ogni persona è a sé. Quella persona evidentemente non ha i set di credo negativi che tu hai, non ha il tuo tipo di passato, non ha il tuo tipo di convinzioni, cioè ogni persona è a sé. Semplice, molto 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 semplice. Fine. Perché anch'io gli facevo questi paragoni, mi guardavo intorno, magari frequentavo dei forum, delle comunità spirituali e dicevo: guarda, quella persona ha iniziato più o meno come me, vabbè, ma mo sta più avanti o no? Allora sono stupida io o no? Questo crea comunque sia energie altalenanti. Questo costante starsi a guardare intorno, questo costante starsi a fare i paragoni con gli altri, però non che paragoni con gli altri della serie, oh, se ce l'ha fatta lui ce la posso fare pure io, no no, affossarsi vi crea soltanto altra energia negativa. È normale che se io, che ne so, sono in cucina con uno chef, lo guardo e dico: Madonna, quello ci ha messo pochissimo a fare quel dolce, guarda quanto ha fatto bello, oddio, guarda il casino il mio. Cioè, è normale, quello è uno chef, ha più esperienza di me, ha un passato differente del mio, ha delle skills, delle capacità differenti di me, differenti da quelle mie. Cioè, è normale. Cioè, quindi fermatevi di fare paragoni con il prossimo. Ritornando sul discorso dell'indecisione,
il vostro ego fa questo, cerca di riportarvi verso il suo dominio, verso la sua schiavitù. Quindi vi mette i dubbi, vi mette incertezze, vi mette paure, vi mette ansie, vi costringe, cioè quasi potesse fisicamente, vi prenderebbe qui, vi guarda la realtà, guarda, guarda, non sta succedendo niente. E questo effetto di indecisione crea appunto un'altalena di, non solo a livello energetico, giorni che ci sentiamo su, ma anche a momenti, momenti che pare che ridi, piani, ridi, piani, ridi, piani, come un matto. È normale. È normale. È normalissimo. Ora dici che cosa, come posso fare? La disciplina mentale vi aiuta a questo. Quello che dovete fare è insistere. Non c'è altra via. Non c'è altra via. Non c'è altro modo. Non c'è altra via. Voi potete andare online a cercare altri esercizi. Non c'è altro modo. È come uno che va a dimagrire e deve cambiare però stile di vita. Può provare i bibidoni, può provare quello, le pilloline, quello che. Però a base di tutto, se vuoi un cambiamento finale, concreto, duraturo, devi cambiare il tuo stile di vita. Non che per un po' sto cambocca, poi dopo dimagrisco, poi appena è via. Aria prima di cataratta del cielo, mangiamo seduto. Capite? Devi cambiare, dovete attuare in voi un cambiamento. Il cambiamento richiede tempo, disciplina, fatica. Sicuramente questo. L'unico modo per stabilizzare la questione, per stabilizzarsi, è continuare ad allenarsi, a insistere. È continuare ad allenarsi e insistere, a disciplinarsi ogni giorno, senza buttarsi giù, anche quando avete un momento, anche quando avete un periodo addirittura in cui vi sembra che tutto quello che fate, perché lo avrete, che tutto quello che fate è inutile, non vi produce niente, voi dovete continuare, dovete continuare, dovete scegliere una fazione. Come diceva il Maestro Gesù, non potete servire due padroni allo stesso tempo, solo uno. Quindi o scegliete di servire la luce o l'ombra, o scegliete di servire l'ego, o scegliete di servire l'universo, cioè dovete scegliere. Io quello che facevo è che quando avevo quei momenti, e ne avevo tanti, raga, tanti, 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 io ricordavo a me stessa che comunque mi stavo aiutando, mi stavo facendo del bene, stavo cercando di migliorare. Nelle giornate no, mi dicevo che in un modo o nell'altro ce l'avrei fatta. Magari non era oggi, però ce l'avrei fatta. Ce l'avrei fatta. Anzi, ce la stavo già facendo perché comunque mi ero risvegliata. E già voi, non, cioè voi quello che dovete comprendere è che lo zombie non vive in totale balia del Matrix, in totale balia del proprio ego, e non sa cosa gli succede. Quindi è proprio cieco in un mondo dove praticamente gli arrivano pugni e cazzotti a destra e manca. Voi invece vi siete risvegliati, quindi sapete quello che sta succedendo ed è un vantaggio. È un vantaggio enorme in confronto a chi non è risvegliato. Perché voi sapete, quindi sapendo ci potete mettere una pezza, come si dice, ci potete mettere un rimedio. Ci potete mettere un rimedio. Ora sapete. Ora conoscete, potete metterci un rimedio. Quindi quello che io vi dico è che dovete insistere ogni giorno. Guardate i miei video, aiutatevi, sono di grande supporto, soprattutto ad esempio i cazziatoni energetici. L'instabilità, l'indecisione produce un'energia. Ecco perché voi vi dovete stabilizzare. Perché se no avrete sempre l'effetto oh, altalena. Quindi sembrerà veramente di avere picchi o a montagna russa di situazioni, di emozioni, di stati d'animo. Di stati d'animo.
Non dovete dare ascolto al vostro ego, dovete metterlo al suo posto e questo vi richiederà tempo, sì, vi richiederà sforzo, sì, ma io vi garantisco che c'è sapete una cosa? All'età di 13 anni mi venne, poi ho capito perché l'universo mi ha fatto venire questa esigenza, mi venne distinto il desiderio di imparare a perfezione la lingua inglese, ok? Quindi cominciai a fare tutto da sola. Io la lingua inglese l'ho appresa tutta, tutta, completamente da sola. Poi mi sono trasferita in Inghilterra, ma già ero a livello C. Quindi me lo sono imparato tutta sola, ascoltando musica, guardando i film, cioè da sola. Ora all'inizio, ok? Non comprendevo, logicamente, perché avevo un inglese basico, quello che ti insegnano fra le medie e le superiori, un inglese basico. Ma io ho continuato a insistere ogni giorno, anche quando non capivo le parole, continuavo a insistere, insistere, dizionario alla mano, giornale o rivista, compravo le riviste per dire musicali, così, e leggevo, 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 anche non capendo, capendo, prendevo appunti, cioè, sono andata avanti. Finché un giorno, mi ricordo ancora, ero in cucina a fare colazione, con la mia rivista in mano, e stavo leggendo un trafiletto e a un certo punto ho avuto una realizzazione e ho detto: oh cazzo, ho letto un intero trafiletto senza dover ricorrere al traduttore, al dizionario, dover prendere appunti, fermarmi a riflettere. L'ho letto come avessi letto un trafiletto in italiano. E lì è stata la realizzazione del: oh cazzo, oh cazzo, so leggere la lingua inglese, so leggere la lingua inglese senza più aiuto. Capite? Arriverete in un momento in cui praticamente il vostro ego non lo sentirete più, o sarà come una voce lontana, o sarà solo magari anche che torna un momento, boom, lo rimettete in mezzo, cioè sarà una cosa, tac, non dovrete più farci fatica, non dovrete più starci a combattere, non dovrete più, cioè, o non lo sentite, o se lo sentite in lontananza, o se lo sentite, lo rimettete, cioè si rimette immediatamente da solo, neanche fate, che boom. E poi con nel tempo, cioè questo per farvi comprendere che a forza di allenarvi, insistere, come in tutte le cose, a un certo punto arriverà un momento che voi neanche, cioè non ci sarà tipo ta-da! Hai vinto! Scende qualcuno, un arcangelo. Oh, brava! Sorella, fratello, hai visto? Finalmente l'ego non ti rompe più le palle, che bello! No, non succede questo. È che ci arriverete voi un giorno a realizzare che, oh mio Dio, ho detto sta cosa, ho chiesto sta cosa, ho pensato sta cosa e non ho sentito resistenza. Quindi sarete usciti fuori dall'indecisione, dalla battaglia, io la chiamo la battaglia comunque sia, spirituale, la guerra interna che c'è in ognuno di noi, risvegliati o non risvegliati. È normale. È normale passare questo lungo periodo di indecisione in cui praticamente mi fido o non mi fido, ego o spirito, sì o no, possibile o impossibile, cioè quindi questo alternarsi, questo crea una energia, ecco perché fate molta fatica a manifestare, perché dovete stabilizzare l'energia, dovete stabilizzare voi stessi nel credo cieco. In questo momento non siete nel credo cieco, magari c'è stato per 5 minuti, sì, so che è successo, che è successo, che c'è, però poi magari era il restante 24 ore invece. Cioè, capite? Ok? Solo quando praticamente avrete allenato voi stessi ogni giorno, cioè, non dovete stare a contare a tabella di marcia. Cioè, quello che fate voi è passata una settimana, è passato un mese. Io mi sto allenando, ripeto le frasi mantra. Qua non sta succedendo. No, quello che io vi insegno, che poi insegno ai maestri ascesi, è per tutta la vostra vita. È per tutta la vostra vita, non è solo per manifestare tizio, tizia, a casa dei sogni, l'auto dei sogni, i soldi dei sogni, la vita dei sogni. No, è per tutta la vi vostra vita. In questo canale io non sto qua a insegnare come manifestare tizio. Cioè, ve lo insegno, però quello che vi insegno è come riprendere il vostro potere, il vostro controllo, come mettere al proprio posto l'ego, come vivere in puro spirito, come utilizzare al meglio la
nella maniera corretta, giusta, legge attrazione, legge universale, cioè questo io vi insegno. Cioè, la vecchia legge attrazione, quella incompleta, invece ti insegna come manifestatizio. Sì, è importante, ok, vabbè. A parte che, vabbè, non vi insegna proprio nel dettaglio che dovete fare lavoro su voi stessi, che le persone sono un vostro riflesso, vabbè, that's it, lasciamo stare. Però, io sto qui a insegnarvi cose più profonde, che vi accompagneranno per tutta questa vita e nelle prossime che verranno, qui o altrove sceglierete di andare. Cioè, capite? Non è un caso che voi mi avete trovato, perché, soprattutto persone che magari era da parecchio tempo che giravano nelle community della legge di attrazione, non sentendosi comunque sia abbastanza dissetati da quello che sentivano, perché il vostro spirito, la vostra anima sa che avete solo appena toccato la superficie, avete solo visto la puntina dell'iceberg, c'è sotto un'enorme montagna da dover apprendere. Cioè, quello che fa l'universo è darvi uno stimolo. Te do stimolo alla famosa carotina, come si dà ai ciuchini, ai cavalli, per farli continuare a camminare, ok? Per farti approfondire. Oddio, voglio manifestare tizio! E cominciate a approfondire sulla legge di attrazione. Poi vi accorgete che scendendo piano piano c'è molto di più. Cioè, non c'è la puntina tizio, voglio manifestare, c'è sotto tutto. Tutto. Perché poi logicamente vorrete migliorare tutta la vostra vita. Non sarà solo manifestare tizio o tizia. Vorrete manifestare tutta la vostra vita in meglio. Meglio di voi. Cioè, vi accorgerete poi che soprattutto c'è l'ego dentro di voi che fa il bello e cattivo tempo se non vi disciplinate. Ok? Quindi, indecisione è normale. È normale avere l'effetto pendolo. È normale all'inizio oscillare. Quello che dovete fare è continuare a lavorare su voi stessi perché dovete stabilizzare le vostre energie. Dovete prendere una decisione. Dovete prendere una decisione. Dovete fare un patto con voi stessi. Quando fate il patto con voi stessi, fate il patto con l'universo. Dovete scegliere chi, tra virgolette, servire. Servire non vuol dire che oh, prostata. No, no. Dovete scegliere una fazione, conquistare. Una fazione. Dovete scegliere una fazione. Ora, fino adesso, fino a che non vi siete risvegliati, non vi dico manco che vi siete stati nella fazione del vostro ego. E diciamo che non è che andava a grande, raga. Quindi, perché non provare l'altra fazione? Perché non provare? Il metodo, il metodo, sapete, è come due partiti politici, no? Finora avete votato un partito politico, ok? Che ha promesso tanta roba e invece non vi ha dato niente. Ora c'è un altro partito politico, perché non provare quello? Ok, visto che siamo in termini di elezioni, perché non provare quello? Provate, ecco, vedi? Zeus concorda con me. Prova, prova il partito universo. Vai a provare il partito universo, cioè fate questo, fate, cioè provate l'altra fazione. Dovete ricordare a voi stessi di scegliere, cioè quando avete il momento di, vabbè, ma a me tutto ciò che mi sta a portare, dovete farvi delle domande. Il metodo ottimo per fermare il loop negativo e non spirare ancora più giù è tornare in voi stessi facendovi una domanda. Oddio, facciamo un esempio. Mettiamo che io sto a pensare che voglio manifestare una mega villa, 50.000 piani, 3 piscine, palestra, vabbè, il mega villone. Però io non tengo dinero, così, cioè, così, ok? Ora il vostro ego solito, non si può, è impossibile, ok? Ora voi fermatevi e fate una domanda di, ma conosco che cos'è l'ego perché ormai siete risvegliati e non avete più nessuna cazzo di scusa. Ok? Posso capire uno zombie che non sa niente, ma voi siete risvegliati quindi sapete chi è il vostro ego. Quindi fatevi le fermate di vabbè, che sto a pensare? Beh, sto a pensare che è impossibile. Ma chi mo sta a dire? Mo sta a dire il mio ego. Vabbè, ma perché io sto ad ascoltare il mio ego? Beh, perché io sto ad ascolto al mio ego? A che mi porterà ad ascoltare il mio ego? Ora che conosco tutta la storia. Se io gli do ascolto, produrrò qua realtà. Cioè, quello che voglio dirvi è che cazzo
CAD, voi non avete più nessuna giustificazione. Quello che l'universo mi diceva a me, quando mi vedeva rantolà per terra come una blatta, mi diceva: non hai nessuna giustificazione, mi dispiace, non hai più nessuna giustificazione. Posso capire la Giada di 20 anni fa che non è più, che non era ancora risvegliata, ma la Giada adesso proprio no, non hai nessuna giustificazione. Se vuoi rantolare per terra, rantola, ma non hai nessuna giustificazione perché sai quello che succede, sai che se dai retta al tuo ego quello che succede, e sai che c'è dentro di te questa famosa cosa battaglia spirituale. Quindi che stai facendo? La Giada di 20 anni fa, che non era ancora risvegliata, ovviamente è ignorante sulla questione, ignora dell'ego, quindi è normale che abbia questa reazione, ma a te no. Quindi fatevi la stessa cosa e di: ma chi sto ad ascolto? Perché io sto ad ascolto? Che mi porta dall'ascolto? Chi sto ad ascolto? Che cosa mi porta dagli ascolto? Perché io sto ad ascolto? Chi, perché cosa? Chi, perché cosa? Chi, perché cosa? Bombardatevi di domande. Il bombardarsi di domande vi mette in crisi l'ego, perché vedete che l'ego non sa darvi più le risposte. Lì per lì comincerà a dire: vabbè, perché no, mi devi dare ascolto, perché te sto a dire che non succede, perché succede? Perché succede? Beh, perché, che ne so, non guadagni abbastanza, vabbè. Se te sto ad ascolto continuerò ancora più a guadagni abbastanza, invece. Invece di ascoltare all'universo, invece di credere nell'universo, invece di affidarmi all'universo, di lavorare su me stesso, me stesso, disciplinare i miei credo negativi, sradicarli, fare un disciplinamento, da tutte queste belle cose. Fate questo per uscire da questa fase di indecisione. Dovete fare questo. Right. Per uscire da questa fase di decisione, dovete appunto insistere ogni giorno, ogni giorno, ogni volta che vi si presenta l'ego, voi dite: ma perché io sto ad ascolto? Ora ce lo so chi è, perché io sto ad ascolto? Cioè, non avete più nessuna giustificazione. L'universo, questo vi vuol dire: ciao, amica, amico che mi stai guardando, che mi stai ascoltando, non c'è, mi spiace, non c'è nessuna giustificazione, non c'è giustificazione. Non c'è giustificazione. Ai zombie si può dare, a te no. Mi spiace, perché ormai lo sai, ti sei risvegliata, non c'è più giustificazione, regà. L'universo ha la carta della giustificazione, non vada più. È stata tolta. Ti sei risvegliata, ora ce lo sai che succede. Quindi, mea culpa, mea grandissima culpa, se sto da ascolto a Lego, yes, yes, yes. L'universo sa essere crudele, yes. Ma lo fa per il vostro bene, perché vi ho di Fiola, Fiolo, date una svegliata, su, forza, e namo, dai, la guerra è finita, su, forza, namo, forza, 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 cioè, ormai ce lo sai, ormai ce lo sai, inutile girare su se stessi, fermate e di: ma perché io sto ad ascolto all'ego? Se voi uscite da quest'indecisione, da quest'altalena impazzita, da sto coso, da sta roller coaster, come cazzo si chiamano, montagne russe, da queste montagne russe, se ci vuoi scendi, c'è un unico modo, fermai di: ma se, ma perché mi sto a fare gestire la vita all'ego? Ma perché sto ad ascoltare l'ego? Ma perché sto a sentire questo qui? Che mi ha prodotto averlo sentito fino adesso? Merde. E allora perché io sto ad ascolto? C'è fine, quello. Voi la fate più complicata, cioè la questione è che voi la fate veramente complicata, ma non è complicata. Ve giuro, regà, cioè non è complicata, non dovete risolvere il teorema di chissà che cosa, non dovete, cioè non, cioè veramente, non la fate complicata, non dovete chissà che. Cioè veramente, non dovete tradurre, oddio, devo tradurre un geroglifico qui, devo capire, sta tavoletta sumera, devo capire, no. Non dovete fare. Quello che dovete fare è soltanto realizzare dentro di voi a dire: ma che sto a pensare, che sto, a che sto a credere, che in questo momento che sta a succedere, mia come sta a dire questo è impossibile, ma perché io sto a diretta? Così rompete il loop, non c'è nessuna difficoltà. Siete, è il vostro ego che vi fa credere che è difficile gestirmi. Cioè, il vostro ego vi fa credere quello, che sono difficile da gestire. Non è difficile gestire. Il vostro ego è come una zanzara. Le zanzare non rompono cazzo, no? Però si può eliminare facilmente. Mettete un bel zampirone, un vape, quel cazzo è, una cosa, eh? Spruzzate.
Schiacciate con le mani, con i libri, che cazzo che dicevate, ta 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 ta, così, fino a far mura qua. Fine. Cioè, non c'avete davanti a voi un T-Rex, un Godzilla alato? E allora lì, oh mio Dio, mi sa che dagli le botte che dicevate al T-Rex non gli farà niente. Cioè, l'ego è questo. Fa un gran rumore, però è un esserino piccolo così che voi, ciac, schiacciate, tu. Cioè, non c'avete davanti il Godzilla. Che provate a schiacciarlo con le manine ta ta ta. Ah, ve se magna tutti qua. Cioè, realmente, ok? Io sono la mia decisione. Io sono la mia decisione finale. Io scelgo me stessa, io scelgo l'universo. Questa è una potente frase mantra. Io scelgo me stessa, me stesso, io scelgo l'universo. Dovete scegliere. È come una squadra di calcio, no? Potete fare, io tifo Milan, però allo stesso tempo pure l'Inter, e poi pure la Lazio, pure la Roma, e buttaci pure il Napoli. Avrete una squadra del cuore. O comunque sceglierete una fazione. Sceglierete. Punto. Non vi mettete da di tifo tutte le squadre del calcio. Tutte. Tutte. Sceglierete. Sicuramente. È semplice, no? Ok? Penso proprio di sì. E anche oggi ringraziamo l'universo per questa lezione che ci ha dato, che ci tiene tanto e sta lì a dire: oh, sceglimi, scegli me, è come il fidanzato o la fidanzata, scegli la fidanzata universo, scegli il fidanzato universo, sceglimi, ti prego, sceglimi, sceglimi, e sta lì a dire: sceglimi, 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 sceglimi. Oh, scegli. No, vi garantisco. È il mio fidanzato, fidanzato del mondo. Un po' di censura mi fa un sacco di piacere, una forma di gratitudine nei miei confronti. E me lo merito. Sì, per tutto sapere. Io e l'universo ce lo meritiamo. iscrivetevi al canale se siete nuovi. E se vi va, se vi va. E vi aspetto qui con il prossimo video. E pace amore. E l'energia. Sceglimi, 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 sceglimi. L'universo è scegli, 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 scegli.